Innanzitutto io faccio il benvenuto a tutti e ringrazio della presenza, però volevo esordire ringraziando il Presidente Boni, l'amministratore delegato Scelli e tutto lo staff di Fede di Parma, Maurizio Ciacchella e lo staff anche di APC in testa Franco, Gianni Brogini, perché veramente hanno fatto un lavoro di squadra. E siccome sono uomo d'azienda, i ringraziamenti si fanno quando si raggiungono i risultati. E i risultati sono stati raggiunti. Continuo la mia presentazione con una breve carrellata sull'andamento del mercato in Europa e in Italia. Partiamo dall'Europa. Questo è il trend, come vedete, dal 2007 al 2011. Il 2007, se vi ricordate, è stato l'anno praticamente di massima espansione o di massima immatricolazione di caravan e camper in Europa ed è stato preceduto da 10 anni di crescita a ritmi del 5-10% l'anno. Dopodiché dal 2007 chiaramente si sono fatti sentire i primi segni della crisi a livello economico e si sono visti chiaramente i primi segnali di riduzione dell'immatricolazione di caravan e camper. Però mi preme sottolineare un fatto positivo: il 2011 è il primo anno in cui in Europa si vede di nuovo un aumento delle immatricolazioni del nuovo da 150 a 155.600. Addirittura, se vedete, i camper già nel 2010 hanno dato un segno di inversione di tendenze e di aumento dell'immatricolazione che si è poi consolidato nel 2011. È bene notare che questo trend positivo è trainato più che altro dai paesi del nord e del centro Europa, Germania, Scandinavia, Francia, Belgio. L'andamento del mercato italiano purtroppo non è così positivo. Seppur chiaramente la tendenza alla diminuzione si è rallentata notevolmente, ma tuttavia gli ultimi 2 anni rimangono ancora con segno negativo. Il 2011 si è chiuso con circa 7.000 immatricolazioni di camper e circa 1.700 di caravan, con una riduzione dell'8% rispetto al 2010. Le motivazioni vanno ricercate, penso, in due o tre forti considerazioni. Il primo aspetto è che chiaramente la crisi economica ha colpito più i paesi della fascia mediterranea, in modo particolare l'Italia, e chiaramente i beni durevoli in momenti di crisi sono quelli che ne stanno pagando più le conseguenze, assieme a settori come l'auto e le moto. La seconda considerazione importante è che il camper, prima della crisi, il 70% del camper veniva venduto con finanziamenti anche a medio e lungo termine e chiaramente la restrizione del credito al consumo ha provocato una riduzione consistente della possibilità di accedere all'acquisto di camper tramite finanziamenti. Ultimo fattore, però anche questo significativo, in Italia il consumatore preferenzialmente è sempre stata la famiglia con bimbi piccoli. In Europa generalmente si parla di due clusters di consumatori che sono la famiglia con bimbi piccoli o le coppie mature. In Italia, più che in altri paesi d'Europa, il consumatore diciamo che si avvicinava al mondo del camper, delle caravan, era la famiglia e chiaramente in un momento di crisi, forse diciamo, anzi sicuramente, le famiglie sono quelle che ne hanno risentito più di altre. Bisogna tuttavia segnalare degli elementi positivi e incoraggianti. Il primo aspetto importante è che se noi vediamo assieme l'andamento delle vendite di nuovo ed usato, e in questo caso mi focalizzo sul mercato del camper, che comunque rappresenta l'80% del mercato dei veicoli ricreazionali in Italia, voi vedete che il trend è diverso, cioè in 2 anni, dal 2009 al 2011, il nuovo è diminuito sì di circa 1.100 immatricolazioni, ma contemporaneamente l'usato è cresciuto di circa 1.000 immatricolazioni. Tant'è che alla fine, se mettiamo assieme il nuovo e l'usato, più o meno il mercato negli ultimi 2 anni, dal 2009 al 2011, è sostanzialmente stabile. Quindi segno che l'interesse per il camper esiste, chiaramente il consumatore preferenzialmente si rivolge a veicoli usati anziché nuovi.
Il secondo aspetto positivo che mi preme segnalare, e questi sono dati elaborati dal CISET su dati Banca d'Italia e Istat, innanzitutto un dato importantissimo. In Italia i turisti en plein air, quindi turisti en plein air si intende caravan, camper, tenda, sono circa 5,6 milioni, di cui circa la metà stranieri e l'altra metà italiani. E la tendenza, come vedete, del turismo en plein air rispetto al turismo non en plein air, quindi turismo tradizionale in hotel, negli ultimi 2010 rispetto al 2009, questo è l'ultimo dato disponibile, come vedete è una tendenza che è positiva per il nostro settore, sia in termini di numero di turisti, più 3,6% rispetto al più 1% del turismo tradizionale e più 5,2% in termini di spesa contro un più 1,7%. Un altro segnale importante, e questa è indirettamente, poiché le statistiche in questo caso non fanno differenza tra chi ha utilizzato il camper per noleggio, con il noleggio, oppure chi l'ha utilizzato perché, diciamo, di proprietà, questo dimostrano indirettamente che il settore del noleggio, come più o meno si percepisce parlando anche con i concessionari, ha tenuto, sta tenendo, pur in un momento come questo di crisi. Un altro aspetto importante che deve, penso, far riflettere tutti gli operatori del settore. Noi abbiamo fatto, l'anno scorso, come dicevo, abbiamo venduto la bellezza di 1.400 voucher e abbiamo fatto, penso, un'iniziativa interessante. Abbiamo incaricato una società che fa sondaggi di intervistare 700 dei 1.400 utilizzatori di questi voucher per il noleggio. Tengo a precisare che quasi il 60% di chi aveva acquistato i voucher era la prima esperienza con il camper. Quindi questo è già importante, perché chiaramente è stata un'occasione per avvicinare al mondo del camper chi non aveva mai provato il camper. Però la cosa che ci ha stupito, perché sono effettivamente percentuali, come si usa dire, quasi bulgare, il 97% è rimasto soddisfatto o molto soddisfatto della vacanza che ha fatto in camper, il 92% vorrebbe ripetere il viaggio in camper. Secondo me sono segnali importantissimi, segnali che dicono che se riusciamo a raggiungere il bacino potenziale di utenti che può essere interessato alla vacanza in camper e riusciamo a fargli provare il camper in qualche forma, i risultati in termini di soddisfazione della vacanza sono interessanti. Quindi questo penso sia importante. È chiaro che c'è una barriera alle volte all'ingresso, che è determinata dal costo, del camper, molte volte anche dal costo del noleggio, che forse soprattutto in certi periodi dell'anno è elevato, però questo penso sia un segnale importante che deve penso far riflettere gli operatori. Concludo questa prima carrellata sull'andamento del mercato con un altro valore interessante e positivo per l'industria italiana. L'industria italiana del camper è un'industria dinamica, competitiva, lo dimostra il fatto che rispetto chiaramente a un momento di recessione generale del mercato, in modo particolare del mercato italiano, come vedete trova sbocco all'estero, cioè in periodi antecrisi circa il 50% della produzione italiana di camper veniva esportato, gli ultimi numeri si parla del 60%, addirittura nel primo semestre del 2012 siamo a 3 camper su 4 prodotti in Italia vengono esportati all'estero, una dimostrazione chiaramente di vitalità e anche competitività dei prodotti italiani. L'ultima parte della mia presentazione è concentrata su quello che sta facendo l'Associazione Produttori Caravan e Camper. Faccio una carrellata abbastanza veloce con due scopi. Il primo, chiaramente, presentare le iniziative dell'Associazione a supporto del turismo en plein air, ma secondariamente anche per contestualizzare una serie di eventi che ci saranno nella prossima settimana in occasione del Salone e che sostanzialmente prendono spunto da una serie di iniziative che abbiamo lanciato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno.
In modo particolare, tre sono le linee guida di azione dell'associazione. Chiaramente il miglioramento del prodotto, siamo un'associazione di produttori e quindi è evidente che i nostri sforzi e lo stimolo dell'associazione deve essere verso il miglioramento costante del prodotto. Secondariamente, ce l'ha dimostrato questa ricerca che abbiamo fatto, di cui parlavo prima, la promozione e diffusione del Campus Style fa conoscere le potenzialità e quanto è bello viaggiare in camper a chi in questo momento finora non ha vissuto questa esperienza. Terzo, altrettanto e forse ancora più importante, la diffusione della vacanza en plein air passa attraverso un miglioramento della ricettività. L'Italia soffre ancora, è importante segnalarlo, di un deficit strutturale. L'Italia è in posizione numero 1-2 quando si intervistano camperisti esteri in termini di attrattività della meta turistica, diventa quarta o quinta come reale meta degli itinerari, e questo gap tra le potenzialità del paese Italia e quello che realmente succede è dovuto al fatto che la ricettività in Italia non è quella che dovrebbe essere. Allora, tornando su questi tre punti, miglioramento del prodotto. Ci sono state due novità importanti nel corso del salone. Quest'anno abbiamo promosso il primo salone del Camp Award. Ieri pomeriggio c'è stata la premiazione dei prodotti più innovativi. È un messaggio importante che APC vuol dare a tutti i produttori: promuovere l'innovazione del prodotto, innovazione vera, l'innovazione che raggiunge il consumatore finale, è anche un modo per superare la crisi. Più siamo capaci di proporre prodotti nuovi, più possiamo convincere il consumatore o a cambiare il camper o acquistare un camper nuovo. Seconda iniziativa, il concorso nazionale del camper e giovani designer. Domani mattina qui in fiera verranno premiati i vincitori di questo concorso. È un ponte importante che l'associazione lancia verso i giovani, prima di tutto, e secondariamente vuole essere anche un'apertura e uno stimolo per tutti i produttori a raccogliere iniziative, spunti, la creatività di persone giovani e che si sono cimentate con progetti relativi ai prodotti plein air. Secondo aspetto, promozione e diffusione del camper style. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative negli ultimi mesi importanti, molte di queste in collaborazione con Assocamp, con cui esiste una collaborazione direi stretta e fruttuosa. Il primo camper, l'abbiamo chiamato camper in piazza Roma, ma sostanzialmente parte da un concetto fondamentale: portare il camper tra la gente, far conoscere il camper alle persone che non lo conoscono. È stata un'iniziativa fatta con il Comune di Roma che ci ha dato la possibilità ad aprile di avere per un giorno, un sabato, un'area in fondo ai Fori Imperiali sotto l'Altare della Patria, quindi posizione diciamo importantissima, per esporre sei camper. In quell'occasione abbiamo anche distribuito migliaia di opuscoli. Questa è la seconda iniziativa importante, troverete nella cartellina del press kit un opuscolo indirizzato ai neofiti, a chi non conosce la vacanza in camper, un'iniziativa che descrive in termini semplici ma anche evocativi quello che è la vacanza in camper e quello che anche sono i costi correlati, perché molte volte si pensa che mantenere un camper abbia costi esorbitanti, esagerati, mentre invece in realtà i costi di mantenimento sono molto, molto limitati. Quindi questo è un altro sforzo che va nella direzione di far conoscere. Tra l'altro questo opuscolo è stato distribuito in 1 milione di esemplari a metà agosto attraverso Espresso e Panorama, con poi anche la pubblicità sul Salone del Campo. Quindi un'iniziativa assolutamente interessante. Poi è inutile dire, visto il successo dell'anno scorso, abbiamo replicato anche quest'anno la promozione del rental pack a 99 euro e ho visto già c'era la fila lì all'entrata che stavano acquistando i voucher. Quindi diciamo iniziative, ce ne sono anche altre, ma qui abbiamo evidenziato quelle importanti o che hanno poi una ricaduta alla fiera.
Come dicevo, il potenziamento della ricettività è fondamentale per supportare il turista en plein air e poi conseguentemente chiaramente diciamo la crescita del settore. Quest'anno abbiamo ripetuto, questa è l'undicesima edizione, il bando dei comuni del turismo all'aria aperta. Abbiamo premiato 5 comuni con premi da 20.000 euro ciascuno per la realizzazione di aree di sosta. Quest'anno tra l'altro abbiamo avuto un numero di adesioni che è quasi il doppio di quello del 2011, quindi un segno positivo. Nel corso della settimana, mi sembra sabato prossimo se non sbaglio, ci sarà la premiazione dei comuni vincitori. Un'altra iniziativa importante, anche questa è un opuscolo che trovate inserito nella cartellina che vi è stata data, ed è un rapporto destinato alle amministrazioni locali. Troppe volte, purtroppo, si vedono amministrazioni locali che espongono cartelli di vieto di sosta per i camper e così via. Allora, queste amministrazioni purtroppo non hanno capito la potenzialità invece di aumentare la ricettività per i camperisti. Noi abbiamo voluto fare questo rapporto che raccoglie la testimonianza di 10 sindaci o assessori che hanno recentemente investito in aree di sosta e dimostrare con i numeri, quindi in termini di payback, che un investimento per una piccola area di sosta, che sono qualche decina di migliaia di euro, ritorna in termini di ricaduta di spesa sul territorio in pochissimo tempo. Quindi questo vuole essere uno strumento per convincere o cercare di convincere le amministrazioni locali su investire sul territorio. Tra l'altro sono investimenti a impatto ecologico zero e quindi a maggior ragione anche da questo punto di vista hanno un vantaggio importante. Noi come APC siamo convinti che se vogliamo aumentare il numero di persone che trascorrono la propria vacanza in plein air, dobbiamo fare sistema. Alla fine siamo ancora dei produttori e conseguentemente degli utilizzatori relativamente di nicchia, per cui la crescita di questa tipologia di settori si basa sul fatto di fare sistema. Da qui parte diverse iniziative che abbiamo realizzato negli ultimi mesi. Cito quelle con gli agriturismi di Terra Nostra, con Federparchi e Federterme. Sono tre accordi di programma che hanno lo scopo di migliorare, di incentivare la ricettività presso i parchi nazionali, presso le città termali, gli stabilimenti termali, presso gli agriturismi. Anche queste tre iniziative verranno presentate nel corso della settimana. I prossimi giovedì, venerdì e sabato verrà presentato in dettaglio questi accordi. Parlavo di fare sistema secondo me da due punti di vista. Fare sistema a livello di filiera significa produttori, distributori, associazioni di camperisti, soprattutto in questo momento non esaltante da un punto di vista economico, a maggior ragione devono trovare insieme sinergie, idee, creatività per cercare di attrarre nuovi clienti e, ripeto, significa anche al di fuori della filiera e questi sono esempi concreti. Concludo questa carrellata con un'altra iniziativa importante che è stata la presentazione a maggio del primo rapporto nazionale sul turismo en plein air in camper e caravan. È stata fatta a Roma in presenza di rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Turismo ed è una fotografia del turismo plein air in Italia che mira, diciamo qui recupero le parole di Boni, il fatto che è veramente, si dimostra con i numeri che c'è una possibilità, c'è ancora una potenzialità inespressa per il territorio italiano anche in termini di capacità di attrarre turisti dall'estero e che purtroppo in questo momento, ripeto, sia per alle volte bassa attenzione sulla ricettività o bassa anche conoscenza delle potenzialità di questa del turismo stesso non viene colta.
E devo dire che ci sono stati anche dei riscontri positivi, perché dopo la presentazione, a parte delle ricadute a livello di pubblicazioni su riviste, quotidiani di questo rapporto, ma ci sono stati dei segnali positivi. Per esempio la regione Sardegna, che notoriamente non è una regione molto attenta a quelle che sono le istanze dei camperisti, ma ha presentato una proposta di legge per erogare quasi 2 milioni di euro all'anno per la realizzazione di aree di sosta per camper. Questo è un segnale importante. Come pure la regione Friuli ha già stanziato un contributo di 100.000 euro per la realizzazione di 4 nuove aree di sosta. Quindi pensiamo che sia la strada giusta quella di continuare a martellare, è la parola giusta, tutte le amministrazioni locali, le istituzioni, e far capire la potenzialità che sta dietro al nostro settore. Concludo con la carrellata di eventi che ci sarà nel corso della settimana e che riprendono sostanzialmente molte delle iniziative di cui vi ho parlato. Grazie per l'attenzione e chiaramente buon salone del campo a tutti voi. Ringrazio.